modo migliore di chiudere il girone d'andata non c'era. Fermare una squadra importante come il Milan, specie al 90esimo, dopo una partita dove il Verona ha anche sofferto, visto anche la qualità appunto dei rossoneri, però alla fine sono tre punti fondamentali. Terzo risultato utile consecutivo, la seconda vittoria nelle ultime tre partite. Sì, per noi questa partita è difficile. Primo tempo un po' troppo bassi, ma anche per scelta nostra, perché non volevamo subire troppo le loro ripartenze in spazi larghi. Secondo tempo abbiamo usato di più, i ragazzi sono stati bravi a interpretare bene il secondo tempo, alzando Danzi un pochettino più avanti abbiamo dato più forza all'attacco e poi è venuto il gol. Credo che tutto sommato la partita poteva anche stare bene il pareggio, ma il risultato, la vittoria per l'occasione che abbiamo avuto e sfruttate ci sta. Devo ringraziare soprattutto la gente, perché penso che se noi avessimo giocato tutti i giorni d'andata qua su questo campo probabilmente qualche punto in più l'avevamo. Oggi ci sentiamo a casa, ci sentiamo i ragazzi, si sentono in un'altra maniera, io li vedo negli spogliatoi che sono più entusiasti, ci tengono di più, e quindi continuiamo così, questa gente che viene ci dà una grande forza per rimanere in categoria. Ha detto bene categoria, perché ricordiamolo, c'è il campionato Primavera 1, Primavera 2, ci sono due retrocessioni. Questi tre punti permettono alla tua squadra mister di balzare a quota 18 punti e quindi di distaccarsi dalla zona calda. Sì, con questi tre punti ci mettiamo a metà classifica. Questo è un risultato importante, perché è un campionato ormai diventato un campionato di Lega Pro, in effetti, dove le squadre sono agguerrite, si fa il mercato, si cerca il risultato, anche giustamente, perché ci sono le retrocessioni, nessuno vuole retrocedere, nessuno vuole andare in Primavera B, perché la Primavera A ci dà questa visibilità importante e noi dobbiamo a tutti i costi mantenerla, ma anche facendo qualche passettino in più, perché giocando io su questo campo credo che ci salveremo in anticipo. Un finale di gara ai cardiopalma, non solo per i gol di tutta al 90esimo, episodio prima, un rigore netto non sanzionato dal direttore di gara che ha portato all'espulsione di Massimo Margiotta. Sì, io dico che questo gruppo è un gruppo valido, perché riesce a gestire questi momenti, soprattutto con i ragazzi che entrano dalla panchina. È entrato Amai, è entrato bene, molto ha bene, creato delle situazioni, è entrato Lucas, ha dato la possibilità ad Anzi di venire alto, e questo è un dato importante. Consideriamo anche che noi siamo una delle primavere più giovani, perché abbiamo finito la partita con 5-2000 in campo e non è poco in questa categoria. Ottima prova, mi permetto di dire, di Borghetto, è un portiere che insomma è il primo anno di Primavera, l'anno scorso giocava in Serie D, però vi ha levato le castagne dal fuoco in più occasioni. Borghetto ci dà sicurezza ai compagni, e a volte sembra un paradosso, però noi con Borghetto in porta la squadra riesce a gestire, riesce a giocare palla anche molto bassa, perché sa che dovessero fare un errore Borghetto ci mette la pezza. Borghetto credo che sia un giocatore di grande prospettiva, quest'anno in Verona ha preso un portiere importante e io mi auguro che lui continui così per lui, per la squadra. È giusto festeggiare, ma pensare già alla prossima partita con un Baxter in più, perché da questa settimana è rientrato dalla Paganese ed è un giocatore su cui tu puoi contare, che ha ottima qualità anche. Sì, Baxter l'anno scorso io l'ho seguito, perché seguivo le partite da Primavera, è stato di poco determinante. Che lui c'ha una velocità importante, ma ti dà una grossa mano. Poi è un giocatore che l'avversario lo soffre molto, è un giocatore molto rapido, per cui riesce anche a prendere punizioni, rigori. Noi con Buxton veramente abbiamo fatto un grosso acquisto a gennaio. Ultima battuta, dopo la ringrazio per la sua cortese disponibilità. Un bilancio di questo girone d'andata, mister? Siamo partiti benissimo, con tre vittorie consecutive. Dopo Chievo abbiamo accusato il colpo, però abbiamo accusato un colpo anche inerente a tante situazioni. Abbiamo perso Cumbulla, che in quel momento ci dava, e per ritrovare di nuovo non avevamo ancora Perazzolo, per cui abbiamo disputato delle partite veramente senza difensori. Adesso ci siamo assestati e credo che poi col rientro di Cumbulla la squadra acquisterà ancora di più. Ma quello che ci tengo a precisare è che questa è una squadra che con Cumbulla riesce oggi a tenere 5-6 titolari 2000, che praticamente se riusciamo a reggere quest'anno l'anno prossimo possono fare la padrona in questo campionato. Quindi il Verona come settore giovanile deve essere contento, perché ha dei giocatori di prospettiva.